In realtà quello che noi vogliamo fare nell'ambito comunque del nuovo scostamento, del nuovo piano, è introdurre delle misure a sostegno delle famiglie come avevamo fatto l'anno scorso, però in modo anche più significativo, perché poi l'anno scorso erano anche meno le risorse messe a disposizione, ma eravamo anche in una situazione ancora più drammatica iniziale. Oggi quello che vorrei fare è riproporre, come dire, un sostegno economico per le famiglie, in particolare per l'accesso a tutti i servizi educativi, non solo alle babysitter, a tutti i servizi educativi che nei prossimi mesi, in particolare nell'estate, attiveremo anche per aiutare una popolazione che per troppo tempo è stata chiusa a casa. Mi lasci però dire che la misura a sostegno delle famiglie che metteremo in campo eventualmente anche con ulteriori risorse, se sarà necessario, è l'assegno unico universale che Eccoci andrà qua. a tutti i bambini e le bambine del nostro paese, tutti i giovani. La bella notizia è che l'assegno unico universale diventerà legge dello Stato, insomma, almeno quello me lo auguro, con il voto al Senato di martedì pomeriggio. Sarà veramente il primo pezzo del Family Act, che è una riforma che il nostro paese attendeva da tanto, tanto tempo. Noi siamo già al lavoro col MEF ovviamente per la costruzione dei decreti attuativi. È chiaro che dovevamo avere prima un passaggio definitivo in Parlamento. Ce la faremo, faremo di tutto per farcela. 3 mesi non sono tanti, ma siccome l'obiettivo e la sfida è altrettanto Allora, importante, ovviamente il Ministra, governo e tutte le istituzioni sono già al lavoro su questo.